l'auto si accende in folle e si parte con la prima, giusto? Massimo 40 all'ora, non più della terza marcia. Devi dare precedenza a tutti, non devi né toccare il marciapiede, devi fermarti, tutte le scritte di stop che vedi pure se inizio, perché l'esame è così, cioè non passa nulla, ok? Quando si fa la retromarcia, sempre le due mani sul volante e la testa va indietro, non ti guarda dallo spettetto. Ma vediamo le varie manovre, no? A che ci sarò io, fino a prendere uno l'altro, dietro l'esaminatore. La prova dirà, come ora facciamo, 10 minuti. Faccio dire bene o male che devo fare. La freccia a sinistra per poter partire diritto. Dimentichiamo, iniziamo sempre bene. Vai, appena vuoi. Vedi la freccia a sinistra per partire anche se si va semplicemente diritto. Quando si parte. Vai. Bene. Uno, due. Vedo la testa, pure se sta andando piano. Apposta, il primo incrocio, secondo te va destro, quindi metti già la freccia a sinistra dove deve andare. Tra poco devi scalare e fermarti allo stop con la seconda. Poi metti la prima e svolta a destra. Ok, andiamo. Quando non ti viene detto niente, vogliono che tu prosegua sempre diritto all'incrocio, sull'ultima a destra. Ok. Stringe. Uno. Via. Ora al primo incrocio svoltiamo a destra la freccia, rallenta tantissimo, devi scendere intorno ai 20, anche tutte 20, quindi vai, c'è di più, molto di più, e scala, scendi di velocità, scendi. Allora, con la seconda devi girare. Vedi, questa gareggiata ha senso unico perché c'è lo spartitasso, voglio svoltare a sinistra, metti la freccia e ti butti tutta a sinistra perché davanti non c'è nessuno, e questa non è una scelta, è un obbligo. Piano piano, rallenta, lo stop non esiste, svolta a sinistra dove sta la testa rossa dello stop e tu giri, vai allargandoti perché la strada è a doppio, svolta a sinistra e ti metti in mezzo. Quando invece cammini su una strada che ha doppio senso, ti devi mettere al centro per poter svoltare a sinistra. Andiamo. Quindi si va, come tu hai detto prima, dall'altro lato e si entra sempre sotto lo spartitrasso, cioè in sostanza bisogna frizionarsi allo spartitrasso quando esiste, sarebbe il marciapiede in mezzo. Una volta entra a sinistra, riconquista la destra. In fondo, sotto a destra, questa è la miletica come al solito, poi la prima e il bocca. Se la puoi libera, senza avere forza. Ma cominciamo le manovre. La patente conseguita al momento viene da me ritirata e consegnata alla sera perché la devo registrare. Il conto corrente della testa le pagate. Andiamo a destra. Andiamo piano. La guida è molto tranquilla. Bene. Adesso della forte, ben terza. Ora al primo incrocio grande, svoltiamo a sinistra, mettiamo una freccia e ti sposti verso il centro. A questa altezza rallenta tantissimo e scala, se non c'è nessuno puoi svoltare a sinistra. Bisogna dare precedenza a tutti. Bene, puoi andare, come che stai dentro questo. E giri allargandoti. Dopo la filo a costa, inteso fermarsi a destra. Dopo, facciamo la retromarcia diritta. Le mani sul volante devono essere sempre messe tranne per una manovra. Se vi chiedono di fare una retromarcia diritta, la mano va appoggiata a testa, quindi il volante non deve essere mosso, altrimenti non sarebbe dritto. Bene così. Facciamo l'inversione in un solo tempo. La freccia sarebbe girare e tornare indietro un solo tempo perché è una sola manovra. All'incrocio proseguiamo.
anche se c'è nessuno, ci sembra uno stop, che può essere per esempio come palo scritto a terra, appena puoi mai. Ok, può andare. Invece andrà fortissimo e 20 secondi. Al prossimo incrocio svolteremo a sinistra, quindi gli mette la freccia e si mette al centro, lungo la linea, perché questa è la strada a doppio senso. Poi ti ferma lo stop, mette la prima e svolta a sinistra. Per andare, è a senso unico, vai, e quindi entra dall'altro lato, sotto allo stop grafico. Invece però quando sei all'esame, pure se ce la fai, fa la stessa ti guarda, non ci bisogna aspettare tanto, proprio a destra. Fatto bene. Piano piano, e stringi forte a destra, c'è un posto qui, facci dentro. Allenta forte, sì. Allenta dentro. Da qua? Sì, gira. Bravo, penso. Ora svolta a sinistra, batte la freccia e ti butti sotto la sporta dell'altro. Non lente e poi svolta nella strada grande a sinistra. Puoi andare. E lo stop questo è cancellato, eh? Si allarga la strada nella quale si entrare in questo senso. Bene, vai. E subito dopo tutti quei bidoni, la spaccatura, svolta a sinistra. Piano piano si ferma. Svolta. Dopo aver svoltato, poi la dritta, metterà la freccia a destra e si ferma. Facciamo l'inversione. Qua l'inversione, come l'ho fatto prima, non è possibile. Allora facciamo l'inversione a due tempi, perché metti la freccia, questo è il primo tempo, e sei ben avanti verso il marciapiede senza toccarlo. Poi il secondo tempo sarebbe mettere la retromarcia e girare il volante. Entrambe le mani vanno sul volante e la testa indietro. Solo per la retromarcia dritta la mano appoggia adesso, un po' più dietro, eh? A posto, e posto adesso. Questa qua si chiama inversione a due tempi. Così la chiamano, la freccia, butta la freccia a te parte. Quante volte la dimentico? Sì, la dimentico una volta, non capita niente. Mettiamo la freccia a sinistra e affiancami quella sempre Fashion Wagon, non la bordo. Quando chiedono di affiancare un'auto, voglio che voi facciate fianco della macchina nostra, fianco nella macchina che vi hanno indicato, e cioè come sta facendo un marco, freccia. Poi chiederanno di fare la manovra del parcheggio retromarcia. Allora l'importante è che non ti sia l'acceleratore, obbligatoriamente la testa indietro, e come aiuto tu casomai segui la mia mano. Quando voglio che tu entri, quando voglio che la dritti, faccio sempre le con le mani. Ok, allora andiamo. Allora, non dico il quale sei andato nel marciapiede, perché tu hai visto di girare, tu hai dato ancora un po' di spinta. Ma invece tu gira veloce il braccio, così come ti riesci. Vado dietro. E fatto l'ho capito benissimo, e alla finestrino. Prendi la macchina, continua a scivolare, lascia i e se sei stato bravo di non toccare il marciapiede con loro di dietro e bloccare davanti. Quindi quando la manovra sta per finire, devi accarezzare il freno. Un'altra volta e poi ci fermiamo. Appena finisce Marco, Mario viene tu. Ok. Vai via. Sì, non sta facendo niente, quindi continua ad andare via. Che frena, molto bene, lasciami l'auto in posto, quindi contatto e tira un po' come questa da fare. Attenzione quando uscite, guardatevi sempre alle spalle, cambio.